Sultul simes. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenges. Bentornati quindi, ragazzi, in casa Redfield. Dunque, vi mostro subito la piccola Ashley. Perché io devo mostrarvela subito, ragazzi, perché è troppo troppo tenera. Aspettate un momento che ve la inquadro bene. Guardatela che cos'è! Somiglia tantissimo a Rebecca, ragazzi. Ma anche Mirko, secondo me. Ho costruito questa cameretta per Ada e per Ashley. Guardate che carina. E ovviamente Ada, ragazzi, che ha un carattere un po' particolare. Lo impareremo a conoscere durante la sua crescita. Comunque, ha voluto, no, dividere un po' gli spazi perché lei è più grande. Non vuole, insomma, che la piccoletta invada il territorio. Ecco, per capirci. Anche se poi obiettivamente con alcuni giochi, vabbè, sono ancora una bambina anche lei, quindi ragazzi ci sta. E io adoro veramente questa cameretta. Ho mantenuto le foto che aveva comunque messo da parte, collezionato, diciamo, la nostra Jill. E quindi sì, giocattoli anche in giro sparsi, ragazzi. Qui ho tolto alcune cose, ma le ho volontariamente anche lasciate perché questa comunque per Sherry, io immagino sia sempre uno spazio in cui la sua bambina può comunque recarsi ogni volta che vuole, ecco. E però immaginiamo una cosa, ragazzi. Allora, innanzitutto vi mostro le novità. La nostra sta ora a 3425, ma aveva tipo 10.000 punti, ragazzi. No, 25.000, ora non esageriamo. Quindi ho acquistato per lei il tratto senza preoccupazioni, quindi non diventano mai tesi, perché ragazzi ci vuole, e sapiente, sviluppano molto più velocemente tutte le abilità. Quindi sì, poi volevo vedere un attimo anche lei. Vedete quanti punti, ragazzi? Lei Proprio viene qui tantissimi. E lo mentre. abbraccia. Lo abbraccia non, ragazzi, perché voglia veramente abbracciarlo, perché vi ricordo cosa è successo nello scorso episodio, ragazzi. La nostra ha scoperto che Mirko si è sposato. Si è sposato non per sua scelta, perché aveva comunque, ecco, trascorso la notte fuori con gli amici. Sapete, lui è sempre un po' disperato per la situazione con Sherry, perché comunque Sherry ancora sicuramente, ragazzi, pure sconvolto dalla situazione, no, di Ada, il fatto comunque che debba non vivere ancora separato da sua figlia, perché Sherry ancora ci stava pensando, il fatto che ama questa donna, ovvero Sherry, che comunque sono da anni e secoli che la ama, ma con la quale ha avuto addirittura una figlia e l'ha saputo da poco, ragazzi, però che questa donna, insomma, ma non vuole in alcun modo avere una relazione seria con lui, e quindi si è preso una sbronza con gli amici, ragazzi. Questa sbronza ha portato a un matrimonio lampo, stile Las Vegas, per capirci, con chi? Ma con Lilith, ragazzi. Quindi neanche la prima venuta, ma con una tosta comunque. E quindi la nostra è qui. Ti prego, non iniziare a farmi le prediche, perché la vita, guarda, in questo periodo per me non è veramente un videogioco, sta dicendo lui, perché la nostra le ha dato un ultimatum. Quindi vieni qui, tesoro, e prendi una porzione insieme. Dopodiché siediti. Nel senso che gli ha detto: guarda, vuoi veramente far parte della vita di Ada? Io non voglio ostacolarti, però non posso accettare questa situazione. Quindi risolvi questa situazione. Come giustificheresti tutto questo alla bambina? Cioè, è una situazione allucinante, no? E quindi sì, ragazzi, quello è il suo dovere. Quindi, caro, poi quando hai finito? No, beh, oddio, fermi. Poi legge Ashley per farla addormentare. No, tesoro, però devi sederti qui. Dai. Siediti qui. E quindi immagino abbia, no? Al solito, ragazzi, dove vanno a sedersi? Siediti insieme, dai. Su, dove andate a sedervi, dove non dovete. Ragazzi, proprio. Ormai è una condanna, sta cosa, praticamente. Dai. Quindi immaginiamo che la nostra ha orari assurdi perché. Lei ovviamente vuole aspettare che la bimba dorma, ovvero che Ada comunque, ecco, stia riposando, e vuole aggiornarsi un attimino su come, no, sta andando la situazione. Vuole capire a che punto è Mirko con,
con la storia comunque, ecco, del divorzio. Quindi chiedi della sua giornata. Allora, immaginiamo lei dicano, lei ovviamente ragazza è ancora molto triste e io spero veramente che questo stato, ecco, 40 minuti. Allora, è tornato a splendere il sole nella tua vita, hai cacciato quella donna? E lui guarda, ti prego, non iniziamo a discutere, eh? E lei no, non voglio discutere, anche perché guarda, questa cosa mi ha messo veramente di pessimo umore, non ci vuole una scienza del resto per capirlo, perché tu sei mai di buon umore, al di là di tutto? E lei, ebbene, ok, battute sciocche a parte. Quindi, sta dicendo... Complimento sincero, perché lei magari cerca anche un po' di incoraggiarlo a dirgli: guarda, io lo so che tu comunque, Adula, non è come partecipare a una corsa, capisci? Cioè, io sento veramente che la mia vita in questo momento è proprio fuori controllo. Senti, io posso tenerti per mano, ma davvero adesso? Senti, lo so che sei una brava persona, che è per il bene di Ada. Senti, lo so, ho letto anche dei libri sulla genitorialità, so che è una situazione difficile, ok? E so che non avrò un cassettone in questa casa fino a che non risolverò tutto. Quindi ti prego, dammi tregua, lo so, ma come sta procedendo? Capisci che tutto questo non è come un videogioco? È la morte di una crescita spensierata di tua figlia, questa situazione. Beh, tesoro, ora non esageriamo, perché voglio dire... E lui, sì, ne ho parlato, ok? E abbiamo già deciso di firmare le carte. Questa situazione è proprio da immondizia. Comunque sì, ho risolto tutto. Beh, mi auguro che tu capisca che non è certo per me. Qui c'è un'unica stella ed è nostra figlia. Eh beh, certo. Non ci vuole una scienza per capirlo, no? Ma sì, l'ho capito. Domani andrò a firmare le carte. E lei... Ah, quindi... Praticamente è già fatto? Non ti vedo sorridente, però lui, beh, non è comunque facile, sta dicendo, no? Non è facile comunque distruggere la vita di qualcuno. Sebbene, ovviamente, ragazzi, poi io credo che nemmeno poi alla fin fine, no, Lilith fosse coinvolta, però in un certo qual modo per lui è come, no, è comunque un bello sconvolgimento, ragazzi, uno stravolgimento bello e buono. Quindi, romantico, vorremmo fare battuta di abbordaggio audace. Comunque non è un videogioco questa storia, non è facile come giocare a un videogioco. Avremo giornate di pioggia, però, beh, hai fatto la cosa giusta, devo dire che non mi hai deluso su questo. Lei gli dirà, guarda, allora, visto che... Da come mi hai raccontato è praticamente tutto fatto. Ok, accetto la tua proposta di venire a vivere qui. E quindi sì, ragazzi, Mirko si è trasferito in casa Redfield e per la prima volta chiede a Mirko di diventare il fidanzato. Cioè, ragazzi, sono sconvolta, vi giuro, perché non è proprio da Sherry. Non è da lei, ragazzi. Vi ricordo adesso brevemente, ah, ma pure tu sei favolosamente ricco. Allora, vi ricordo i tratti. Allora, il nostro nello scorso episodio è passato d'età da solo, ragazzi, durante appunto, no? Beh, però se avete molte cose in comune, snob, attivo e affiliato, ragazzi, olè. E quindi sì, non ha un lavoro, ovviamente, e vediamo un po'. Livello 3 di ballo. Videogioco malizia, genitorialità livello 1, forma fisica quasi a livello 2, livello di comicità 2 e carisma. Ok, va bene. Caro mio, direi che devi trovarti un lavoro, ovviamente. Flirtare con Rebecca, sì, vabbè, ragazzi, queste sono cose, secondo me sono bug comunque, perché ogni tanto compare qualcosa di simile. Impara a conoscere Sherry, ok, va bene, vuoi imparare a conoscere Sherry? Immaginiamo magari, no? Più che altro lo vedo più come un imparare a conoscerla, in realtà, ragazzi, più come magari imparare a conoscere quello che... Come la pensa lei adesso? Beh, allora ti senti tranquilla? Ho già preso appuntamento, lo sai. Guarda, questa storia è come un brutto mostro per me. Quindi sì, spero risolverai tutto il prima possibile. Sì, beh, certo, è come una specie di ragno, un insetto che si è infilato nella nostra vita.
Ma ti prometto che risolverò tutto. Beh, visto che la vita non è un videogioco, che ne dici? Potremmo festeggiare insieme questo momento. E lei cosa intendi? Eh sì, tesoro, abbiamo capito cosa intende. Non far finta che non lo sai, perché i nostri verranno qui e fai fichi fichi con Sherry, ovvio ragazzi, no? Dunque, poi abbiamo la nostra che deve svegliarsi, tesoro, lo so, lo so. 2 giorni di lutto, per quale cappero di motivo? No, ragazzi, scusate, ma perché? Che cappero è morto ancora? Io non ho parole, vi giuro. Non lo so. Alessandra D'Angelo è diventata anziana. Oh mio Dio, abbiamo un'anziana nel club. Ragazzi, no, ma che davvero. Vabbè. Tesoro, guarda, fai una cosa. Pulisci. Questa sta ancora così per 2 giorni, ragazzi. Potete immaginare la mia Perché gioia. immagino Al allora. che la informerà, ovviamente, no? Le dirà: tesoro, devo dirti una cosa importantissima. No, no, un discorsetto non mi piace. Magari racconta una storia coinvolgente, ma vediamola in questo modo. Lui si siederà qui. Forza, seduti qua, perché dovete darle la splendida notizia. Anche Rebecca andrà al lavoro fra un'ora, ragazzi. Tesoro, mangia qualcosa, dai. Fermi tutti perché non voglio perdermi il momento. Caro, tu devi mangiare qualcosa? Sì, ma devi prima scrivere e compilare i rapporti, perciò ciao. E sono qui. Lui ovviamente, ragazzi, sempre con la speranza che lei prima o poi, insomma, tra virgolette, abdichi. E a quanto pare, tesoro, Passerà. una notizia meravigliosa. Papà da oggi in poi vivrà qui, con noi. È stato un po' un rospo e in questo periodo, ma la mamma non è insensibile come un robot. Quindi sei contenta, tesoro? Non te ne frega niente, patata? Sei rimasta come una statua, di la verità. La mamma ha preso questa decisione, sei contenta? E ovviamente anche lui di qualcosa. No, patata, aspetta un momento, aspetta, aspetta un attimo. Ovviamente, oh mamma, sono così felice, guardate che sorrisone. E ovviamente, ragazzi, immagino lui esprimerà l'affetto, ovviamente, e l'abbraccerà affettuosamente. Tesoro, oh papà, sono così contenta. Guardateli, ragazzi, che teneri, oddio. Li adoro davvero tanto, sono così contenta, papà, La anch'io. strada. Che sceglierà, quindi, che le verrà proposta, magari, le immagino che abbia risposto a un annuncio. In realtà è attrice, ragazzi, immaginiamoci che sia tipo musical, no? Quindi è una cosa comunque ballata, ecco. Quindi gli attori dovranno farsi rappresentare da un'agenzia di spettacolo. Le luci della ribalta chiamano, le telecamere sono puntate, aspetti il momento del tuo primo piano. Hai il compito di infondere energia nelle parole del copione e di dare vita al tuo personaggio. Quindi la nostra sì. Inizierà questo lavoro. Invece, il caro Mirko, agenzia comparse quotidiane. La nostra squadra ha inserito volti in ogni foto grandangolare mai scattata in questa città. Ti troveremo del lavoro per quanto modesto il ruolo possa essere. Vantaggi: più audizioni per spot pubblicitari e programmi televisivi diurni. Promemoria automatizzati migliorati. Massimizza il tempo trascorso a lavorare. Prendi in considerazione agenzie di reclute. Vabbè, i nostri agenti sono stati a occupare il tuo tempo produttivo con del lavoro. Attiva le notifiche per rimanere al corrente delle più recenti opportunità del campo. Ma sì, proviamo questa perché io poi con la Disney Legacy Challenge ho scelto l'altra agenzia. I nostri algoritmi evoluti stanno già abbinando i tuoi parametri redattivi a livello di talento, caratteristiche fisiche, carriera accademica, aspettativa di vita alle audizioni disponibili. Mamma mia! Compila e restituisci con sollecitudine per l'archiviazione tutti gli accordi di riservatezza, termini di servizio, gli accordi di licenza con l'utente finale, documenti della motorizzazione e i moduli per la procura. Quindi vediamo un secondo cosa dobbiamo fare. Vabbè, stiamo su Mirko, ragazzi, scusate. Controllerà le audizioni e poi, ragazzi, andrà, diciamocelo, a dormire, mentre il nostro, fatemi vedere una cosa, perché lui, ragazzi, al momento è a livello 4, quindi dobbiamo ancora scegliere, no?
Bisogna ancora, come dire, la biforcazione non c'è ancora stata. Quindi dai, sì, inizia una carriera anche tu e potremmo, sì, appunto, svolgere lo stesso lavoro, però ogni giorno prendere una strada diversa. Fare musica, ferramenta, farmacia. Fare musica. Livello 2 di chitarra, audizione venerdì. Ok, prendiamo questo. Quindi la nostra dovrà anche lavorare un po', perché io, ragazzi, poi in realtà Sherry, io me la immagino un po' un artista a tutto tondo in realtà, quindi ci sta, ecco. E lui invece, ovviamente, uomo d'affari, quindi sinergia, efficienza, proattività. Se il semplice suono di questi termini alla moda del settore accende il tuo entusiasmo, una carriera affaristica potrebbe fare al caso tuo, rami della carriera direttore gestionale investitore. Ecco, magari, ad esempio, mettiamola così, magari visto che lui è snob, potrebbe essere più un investitore, oppure un direttore. Effettivamente sì, poi Ok, vedremo ragazzi, quando siamo ci stati arrivi in veri. casa Redfield e c'è una rossa qui con noi. Perché è una situazione, ragazzi, bizzarra e devo assolutamente condividerla con voi. Si è presentata davanti alla porta, è Noemi D'Angelo, quindi ho immaginato fosse una parente. E l'ho invitata ad entrare ed è la mamma del nostro Mirko. Io, ovviamente, ragazzi, ho immaginato che adesso lui le stia dicendo: vedi, mamma, io ho una figlia, non ho avuto il piacere di conoscerla. Sì, lo so, è stata una situazione un po' strana, lo sai. Però vorrei tanto che tu la conoscessi. Magari lei è venuta qui per, appunto, no, conoscere la nipote, mettiamola in questo modo. E quindi poi sblocca. Vieni qui, patata, a fare una presentazione amichevole con la nonna. Però la cosa più assurda, voi direte, vabbè, fino qua no, tutto a posto. Sappiamo anche perché non c'è ancora Lilith, perché ovviamente è una vampira, ragazzi, non avevo considerato che a quell'ora, cioè di mattina, non possono uscire. Questo ragazzo è ancora sfatto proprio all'inverosimile. Quindi vieni qua, tesoro, guarda questo e anche tu, tesoro mio, guarda questo. Impara a conoscere Alexia, no, tesoro, adesso guarda. È una situazione, ragazzi, allucinante, vabbè. E quindi sì, no, la cosa assurda è questa, ragazzi, perché sono andata a controllare. Ovviamente l'albero genealogico, no? Allora, vabbè, lui sappiamo è sposato ancora con Lilith. Questa è sua madre e questa che è anziana è sua sorella. Cioè Alessandra, ragazzi, era la sorella di Mirko. Ma la cosa più assurda è come fa ad essere anziana e la madre ad essere adulta? Ragazzi, non ho parole perché The Sims crea questi intrecci. Io, ragazzi, non lo so, non ne ho idea. Vi dico la verità, mi auguro che forse, cioè, l'unica spiegazione che mi do magari è che il marito di Noemi all'epoca fosse molto più grande di lei, quindi che avesse una figlia addirittura più grande di lei, non lo so, ragazzi, vabbè, cose assurde e mistiche. Patata, il divertimento è sotto proprio le scarpe. Vieni qui, patata, guarda, guarda un po' di televisione. Cara, tu lo sai che esiste il divano anche per sedersi, no? Oh no, tesoro, è vero, dovevi fare questo, scusami. E magari, ragazzi, immagino potresti anche presentargliela, no? Vuole l'abilità di canto, che meraviglia. E quindi lei, no, è felice di conoscere la nonna. Allora, tesoro, cosa ti piace? I giochi. Papà si è trasferito qui da poco, sei contenta? Ti piacciono i giochi? Tipo, come piacevano tanto a tuo papà? Non so come si chiamano quei cosi alla TV. E lei, sì, nonna, mi piacciono molto, ma preferisco giocare all'aria aperta con il sole. Beh, qui purtroppo ci sono molte nuvole. Sì, e lei, lo so. Discuti degli interessi. Cerchiamo un attimino di imparare a conoscere. Entusiasmati per i dolci. Parla della scuola. È una situazione, ragazzi, molto carina perché Ada sta conoscendo la nonna. E impara a conoscerla, ovviamente, tesoro. E quindi sì, cita un personaggio dei cartoni animati. Io sono felicissima che sia capitata questa cosa, ragazzi, perché effettivamente non capita praticamente mai di solito che, a meno che non siamo noi a crearli, ecco, che normalmente nel gioco addirittura possa conoscere, ecco, è gelosa la nonna, che bello, possa arrivare a conoscere i nonni, no?
dell'altra famiglia, quindi del semino che entra in casa nostra, per capirci. Quindi la trovo veramente una cosa molto molto carina. Patata, tu stai ancora col Plum Bob girato perché hai fame, bene. Chi va a preparare qualcosa? Tesoro, ma tu hai fatto quello che dovevi? Ovviamente no. Perché ovviamente no, ragazzi, come possiamo aspettare? È anche perfida, che nonnina adorabile. Già, tesoro, vai, così sconosci la suocera, non è una cosa La meravigliosa? cena comunque No, però. pronta, sì, che gioia. Allora, basta Charlie, andate a mangiare qualcosa. Tesoro, sai che devi conoscere la suocera, ti sei messa in tiro? Bene, che bello. Dai. Tutti qui. Patata, prendi anche tu una porzione, dai. Dovresti prenderla anche tu, Madonna, sei molto giocosa, dovresti prenderla anche tu una porzione, caro, però. Ma che siediti, no, vieni a prendere una porzione, dai. Prendi una porzione. Sedetevi su, siediti qua e ovviamente la suocera accanto alla nostra presentazione allegra. Dai, su, Sherry, non esitare. È veramente un piacere per me conoscerla, ma davvero? Anche per me è un piacere conoscere la persona che ha agito, come dire, in modo abbastanza anomalo con mio figlio, Callie. Beh, tesoro, te lo dovevi aspettare. Lei di cosa si occupa nella vita? Cosa fa? Direttrice di sala, ecco. Bene. Racconta la storia sensazionale del tipo: ah, una volta sono andata a mangiare allo Stone Creek Bar and Grill. Confido Confido che ci conosceremo meglio ora che mio figlio ha un cassettone in questa casa, no? Sì, tesoro, in pratica te la ritroverai sempre tra i piedi. Non è una gioia? Ma certo, prenda pure l'auto e venga a trovarci quando vuole. Beh sì, prenderei anche l'aereo pur di stare accanto a mio figlio. Ora, soprattutto ora che ha scritto questo nuovo capitolo della sua vita. Lo so che può sembrare, magari, insomma, che mi sia comportata da immondizia con lui. Beh, perché tesoro, hai fatto proprio questo. Ti sei comportata proprio in questo modo, se devo proprio dirtela. È a quel punto che, caro, intervieni, guarda, chiedi di andare via. Mamma, guarda, sai, si è fatta una certa. La bambina domani deve anche andare a scuola. Scusami, non voglio possa sembrare che voglia cacciarti, ma sono anche molto molto stanco. Ecco, e poi vattene a letto, perché sì, dormiranno, ragazzi. Per forza nello stesso letto, insomma, no? E quindi sì, ragazzi, io ho qualcosa da mostrarvi nel prossimo episodio, ma nel prossimo episodio a questo punto, ragazzi, sì, solo nel prossimo episodio. E sono curiosa di mostrarvela, non vedo l'ora. Comunque, intanto noi possiamo fermarci qua. Si è fatta veramente una certa patata, quindi per favore, cosa stai facendo? Vabbè, sì, parla con il water, sono sempre cose meravigliose. Dicevo, ragazzi, quindi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, quindi mi raccomando, ragazzi, andate. Questa l'ha portata qua fuori, ok? Andate, iscrivetevi e campanelline sempre attive. Fatemi. Oh, ho dimenticato lo specchio qua fuori. Cioè, ho dimenticato dei mobili qua fuori, ragazzi. Beh, poi sistemerò tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. No, però, patata, vieni qua. Siediti qua, devi fare qua i compiti, altrimenti che cosa serve aver creato tutto ciò? Fatemi sapere cosa ne pensate della stanza delle bimbe, se vi piace. Così come l'ho sistemata per loro e soprattutto inizio gravidanza per Noemi d'Angelo. Oh mio Dio, è rimasta incinta, ragazzi. Io sono sconvolta. Ok, va bene, no, lasciamo perdere. Fatemi sapere cosa ne pensate della situazione fra Sherry e aiuta a fare i compiti. Mirko nel prossimo episodio dovrà contattare ovviamente Lilith, ragazzi, e lo farà giusto, ecco, tra poco, perché io voglio fermarmi qui proprio per concentrarmi su quello, perché Lilith purtroppo, ragazzi, ha degli orari abbastanza non proponibili, e quindi sì, e poi nel prossimo episodio vi mostrerò qualcosa, ragazzi, perché abbiamo visto che la nostra Sherry è entrata finalmente
in un nuovo mondo anche dal punto di vista lavorativo, mettiamola in questo modo, e ci tengo insomma a mostrarvi un po' qual è la novità. Insomma, quindi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione, ragazzi, del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, ovviamente, programmazione del canale, playlist, link ai canali di miei amici youtuber. Mi raccomando, andate ragazzi, ancora una volta vi raccomando, iscrivetevi. Quindi, che dire, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Fatemi sapere cosa ne pensate sul Simmers. E non.